Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Solar Jean, se così si pronuncia, un gioco totalmente imprevisto, infatti l'ho scoperto proprio all'ultimo, esce il 31 di gennaio, voi lo vedrete probabilmente quando sarà già uscito. E niente, è un gioco di cui non so dire ancora il prezzo, ma so che il gioco è stato sviluppato per un paio d'anni, uscirà appunto il 31 di gennaio in Early Access e ci rimarrà per uno o due anni, quindi verrà portato avanti e lo sviluppatore, che a questo punto mi viene da dire è solo uno, anche visti un pochino i menu mi fa pensare a un progetto di una sola persona, e verrà portato avanti, ma ora ha già delle buone meccaniche ed è un simulatore di stazione spaziale ma anche di base su pianeta. Quello che andremo a fare, io l'ho un pochino iniziato, è provare il tutorial iniziale, perché io l'ho iniziato, dicevo, e seguendo un pochino il tutorial ho detto, cavoli, questo qua è figo, lo facciamo vedere in diretta e quindi iniziamo. Si può scegliere tra 5 inizi, dalla colonizzazione di Giove, Marte, la Luna, e, diciamo dalla culla, insomma molto difficile, e il sistema di Saturno. Noi iniziamo dalla Luna, che è molto semplice, vedete i menu sono rudimentalissimi, ma lo vedremo anche in game. Però non ci fermiamo a questo, perché lo sviluppatore ha già introdotto il sistema solare e le orbite corrette dei vari corpi celesti, quindi è figo, tremendamente figo. Ora abbiamo l'introduzione, quello che dobbiamo fare è che ci dice, vabbè, l'introduction, il camera control, il solar system, ci dice che possiamo vedere l'intero sistema solare con tutte le orbite, la Terra, e si può cliccare sui vari pianeti qui, c'è Mercurio, Venere, la Terra, e intanto in alto vedete anche le caratteristiche e anche di conseguenza gli spaceport delle varie nazioni, che sono la Russia, l'America, la Cina, l'Europa, il Giappone e l'India. E cliccando su ogni pianeta vedete la sua abitabilità, e per quello che mi dicevo che Saturno è una delle più difficili, ma penso che più proibitiva se fosse Giove, perché è veramente devastante. E andiamo avanti a vedere, abbiamo la Luna, che è messa, fosse l'unica con più barre verdi o verdine, Marte, Giove, Io, Europa, Ganimede, tutte le lune, Callisto, Saturno, Enceladus, abbiamo Titano, Urano, Nettuno e Tritone, e non abbiamo ovviamente il povero Plutone. Vabbè, in sintesi, cliccando su ogni pianeta potete vedere i minerali e soprattutto se qualcuno ha delle basi. In questo caso è cambiata la partita, perché prima ce l'aveva un'altra nazione, ma va bene. La prima cosa che il gioco ci dice di fare per colonizzare sulla Luna, perché abbiamo la missione colonizzare sulla Luna, abbiamo scelto quella, ci viene spiegato che praticamente abbiamo bisogno di soldi. Qua in alto a sinistra non ne abbiamo. Tra l'altro io non ho ancora capito una cosa, spero di capirla a breve, intanto possiamo mettere in pausa, vedete qua sotto abbiamo le velocità, poi man mano, poi noi andiamo sui pianeti, la velocità, un po' come succedeva anche su Kerbal, diminuisce, possiamo aumentare solo di 3. Qua ovviamente la Terra gira e tutto è ricreato in tempo reale. La cosa, dicevo, che dobbiamo fare, che non so fare, è riaprire questi pannelli e spero un giorno, un domani, di scoprirlo. C'è il pannello di ricerca, ma la cosa interessante è che lui ci dice all'inizio non hai nessuno che ti dà una missione, quindi clicchiamo sull'Europa, un po' di patriottismo, e abbiamo delle campagne che ci pagano e tra l'altro danno anche soldi diversi da partita a partita, infatti per stabilire una colonia ci danno 43 milioni. Dobbiamo stabilire una colonia sulla Luna, da mandare 37 coloni e provvedere lavoro e case, insomma. Se mandassimo con l'India ci pagherebbe tra l'altro 19 milioni, no, l'America ce ne darebbe penso pochi, 3 milioni, no, 23 milioni. La Russia ce ne darebbe 28, no dai, facciamo l'Europa, perché giustamente accettiamo di stabilire la colonia. Le altre missioni sono costruire una nave, inviare un cargo e un altro inviare un cargo. Accettiamo questa missione e ci viene pagata, la data di scadenza è il 1° luglio del 2051,
firmiamo e in questo caso ci vengono accreditati subito i soldi. Quindi in questo caso, cliccando sulla Luna, avremo modo di stabilire la colonia o lanciare una stazione in orbita. No, io direi che stabiliamo una colonia. In questo caso bisogna specificare una location, e in questo caso ne scegliamo uno, vedete che cambiano un po' i minerali sono il ghiaccio, che si dovrebbe trovare ai poli, e abbiamo l'elio 3, la terra, la regolite in questo caso, metalli rari, il ferro, metalli non ferrosi, i metalli nobili, elementi chimici radioattivi e metalli refrattari, non so cosa sia. Comunque, la cosa che ci consiglia il gioco è assolutamente di piazzarla su una zona illuminata. Ovviamente, come sappiamo, la Luna è attirata dalla forza della Terra, che la mantiene sempre in questo con la stessa faccia rivolta verso la Terra. Quindi, tecnicamente, al momento, la faccia è questa, visibile dalla Terra, dovrebbe esserci il cratere qua sotto, quindi tecnicamente la mettiamo qua, la Indy 1, e abbiamo la nostra stazione. In questo caso andiamo go to station, il gioco parte con il caricamento e ci ritroveremo sulla superficie lunare. Stiamo guardando solo uno dei pianeti o dei satelliti colonizzabili. Andremo ad analizzare la bontà di questa scelta, di questa simulazione, andando avanti col tutorial. Qui ci viene detto che il modo più semplice è questo: stabilire la colonia e cliccare andare. Ok, dobbiamo cliccare ora sul construction, e praticamente sarà la zona. Qua ci possiamo muovere premendo che shift, dobbiamo trovare una zona perfettamente piana. Questa potrebbe essere una. L'errore che si può fare è aspettare che terra qualcosa, ma in realtà non è così. Perché? Perché dobbiamo costruire. Quindi in questo caso dobbiamo costruire dei pannelli solari. I pannelli solari ci chiedono 7 di quei componenti che sembrano un monitor con una pallina sotto e quelle piastre, 7 e 2 rispettivamente. Quindi in questo caso, seguendo sempre quello che dice il tutorial, dobbiamo ordinarle. Quindi premere su acquista. Ne acquistiamo di queste, erano 7 mi pare, ok, e 2 piastre, almeno se io non ricordo male erano 2 piastre, ma noi ordiniamo 7 e 7, almeno ne prendiamo un po' di più. Ordina, in questo caso ci dice 20, no, 0 minuti, beh acceleriamo, 39 minuti, ovviamente un secondo equivale a un minuto, come vedete anche dalla simulazione in basso. Cozza un po' questa cosa dei menu un po' così rudimentali, deve essere un asset che usano in tanti, però non mi pongo troppi problemi perché alla fine il gioco è ben alto, infatti. Ora, prima di tutto abbiamo bisogno di fare deploy dei solar panel, possiamo vederli nel constructor, ok? Praticamente dice di ordinarli ed è quello che abbiamo fatto. Ora dobbiamo aspettare lo shuttle che porta i materiali, sta arrivando, sentiamo, 6 minuti. Possiamo vedere anche il numero di shuttle che aspettiamo, eccolo qua che atterra, non ha grandi animazioni, è della realtà. Ora scarica tutto e ci ritroveremo tutto qui. E ripartirà a breve. Vedete che qua abbiamo soltanto 3 per accelerare il tempo e non più tutti quelli che avevamo prima. Dopo la costruzione dei pannelli solari, hai bisogno di installare batterie. Le batterie sono caricate durante il giorno e danno piena energia alla notte. Puoi vedere quanto tempo è rimasto. Vabbè, intanto adesso possiamo fare i pannelli. Quindi prendiamo i pannelli e li posizioniamo. Li posizioniamo non necessariamente qui perché è la zona di lancio, li piazzo qui. Ok, belli, fatti bene, devo dire. Graficamente non sono assolutamente male. Inizia ad accumulare energia. Pannello solare, genera elettricità, ok, perfetto. Andiamo avanti, il bilancio dell'elettricità è mostrato nello status panel in basso, che tra l'altro non vedo, eccolo qui, non abbiamo persone, warehouse, ok.
qua in alto vediamo le radiazioni e il numero di turisti che stiamo aspettando, non ci interessa. Qua abbiamo le merci che ci sono rimaste, possiamo mostrare solo i minerali, solo il food e solo i prodotti. Perfetto, possiamo vendere, possiamo produrre e va bene così. Allora, nello stato è qua, ma non vedo energia, vabbè, andiamo avanti. Ora sei pronto per muovere nei building base. Per cominciare bisogna installare i supporti sul terreno. Ok, solar panel già fatto, battery, dobbiamo fare le batterie. Quindi 170 travi e 13 di quelli. Allora, 170 travi, quindi 170, ne ordiniamo 200. E quelle piastre erano una cazzata, non mi ricordo più quante. Mannaggia, aspettate, fatemi rivedere. 13 e 170. Allora, 13 e 170, facciamo 200 e ci costa un tot 109.000. Vabbè, tanto abbiamo 42 milioni. Ok, abbiamo ordinato, possiamo accelerare un pochino i tempi, così magari andiamo a vedere che breve arriva anche la batteria. Ok, molto interessante. Infatti non vediamo sotto il livello di batteria perché ci mancano appunto le batterie, quindi in questo caso possiamo No, ma fammi capire, non ci hanno portato i 170 di travi? Perché non ce l'hanno portate? Perché ho ordinato le travi sbagliate? Infatti non era l'acciaio, mannaggia me. Sono queste. 170. Vabbè, dai, materiale in più, dai. Almeno credo. Sì. 88.000, dai. Accelera il tempo. È già accelerato. Pochi minuti, piccolo ordine sbagliato, quando sei sulla luna e ordini la merce sbagliata non puoi neanche fare il reso, quindi vabbè, aspettiamo il nuovo shuttle che arrivi. Poi non so se è ispirato un progetto concreto di invio sulla luna, questo non credo perché mi sembra una roba abbastanza, però vabbè, abbiamo ordinato quello che ci serve, possiamo finalmente, abbasso intanto la velocità, piazzare le batterie le mettiamo qua, non so se ci sia un cablaggio di qualche tipo da fare, comunque l'abbiamo posizionato. Infatti adesso abbiamo la potenza della batteria, perfetto, che si sta caricando. Current charge 3, ok, si sta caricando molto bene. Allora, iniziamo con la costruzione della base, infatti si è sbloccato tutto. Ora sei pronto per muoverti nel building base. Hai bisogno di installare support in the ground. Ok, le fondamenta in sintesi. La prima stanza deve essere l'airlock e equipaggiarla con porte. Senza lo staff non sarà in grado di muovere all'interno. Ah, ok, sì, perfetto. Ok. Hai bisogno di costruire pedestrian part stairs. Ok. Costruzione. Quando costruisci... Ok. La costruzione è fatta aggiungendo blocchi, altri blocchi dello stesso tipo formano una stanza. Perfetto, quindi dobbiamo fare solar panel, li abbiamo già fatti. Questi, vabbè, ma questi li possiamo piazzare. Ah, non abbiamo abbastanza materiali. Niente. Ah, beh, ma intanto adesso abbiamo un bel po' di roba da poter fare. Mamma mia, quanta roba c'è. Quanta roba c'è, e tra l'altro non saprei nemmeno come farla. Quindi praticamente dobbiamo andare a... Per attaccare i blocchi, sì, va bene. Ok, costruzione e lo staff. Quindi dobbiamo fare il layer lock. È un po' confusionaria come cosa. Però vabbè. Allora, ordiniamo storage of gas e liquidi. Batterie... questo qua magari si potrà fare in live un giorno. Outdoor lightning. Allora, vediamo un po' se abbiamo l'airlock.
Composition. No. Allora, walk away per camminare. Walk away, sì, tutto terreno per camminare. Ok, allora adesso farò un ordine massivo di roba che potrebbe servirmi. Tipo 300 di questo. Facciamo un ordine di 1000 di questo. No, 20 milioni no. Facciamo 100. 2 milioni. Teoria. E poi c'erano quelle che sembravano lampadine. Queste ne ordiniamo 1000. E poi ordiniamo anche acqua. Io ordino un po' di roba, perché si sa mai che magari possa servire. Motori, 20. Non ordino ancora verdure o cibi vari. Iron ne ordino 100. E ordino. Ok. Così iniziamo magari a costruire. Do un'occhiata di nuovo. Allora, la costruzione. No, vediamo se mi dice qualcosa mentre aspettiamo. C'era qualcosa sull'airlock. Prima, ok, quando è costruito, praticamente dice che sei pronto a muovere. Ok, dobbiamo fare i supporti, che poi non si capisce niente perché c'è l'icona, ma... Vabbè, intanto arriva, acceleriamo i tempi, così che scaricano tutto, si scarica da solo perché non c'è equipaggio, credo. Dovremmo farlo arrivare dopo. Intanto possiamo costruire. Quindi facciamo una piccola base. Quindi facciamo... Ah, devo togliere... No, non ho capito se si sta costruendo per conto suo. Ah, perché posso costruire... Ah, ok, li ho fatti io sopraelevati. Vabbè. Walk away. Ok. Che succede? Chi è che sta arrivando? Vabbè. Manca ossigeno qua per poter fare qualsiasi altra cosa. Quindi facciamo questa scala. Si può ruotare, credo, con Q ed E. Infatti, la mettiamo qui. Ok. E adesso onestamente non so che cosa sia arrivato, cosa hanno portato, ma comunque io farei un ordine anche. Allora, per fare questo serve O2, quindi ossigeno, quindi acquistiamo anche dell'ossigeno. Questo oxygen ne ordiniamo 1000, ci costa 1 milione rotti, ma No, va benissimo. Ordina. More tanks are needed. Ah no, ok, no. Dobbiamo fare uno storage dei liquidi. Eh sì, storage liquids. Ok, lo piazziamo qua fuori. Perché ovviamente ci portano l'ossigeno, ma ci vuole un posto dove portarlo. Shuttle landing area. No, questo è outdoor lighting. No, ok, dai, possiamo ordinarlo adesso. Credo che non ci abbia tenuto l'ordine. Quindi ordiniamo 1000 di acqua, di ossigeno.
Vediamo anche un po' di acqua. Vai. Ok, accelera il tempo e ce lo facciamo consegnare. È intrigante, sarà da vedere come diventerà il gioco, perché credo che non abbia purtroppo molto appeal come tipo di grafica e come sono presentati i menu, però è un early access da, a sto punto ipotizzo appunto, non lo so, da una sola persona, quindi tanto di cappello se così è. Allora, in questo caso possiamo iniziare a costruire, quindi mi servirebbe l'airlock. Ma l'airlock io non so, non ho la minima idea di come farla. Quindi, vediamo se c'è qualche... Eccolo qui. No. Boh, non capisco. Comunque, possiamo prendere questa parete. Adesso vediamo. Perché poi si possono costruire anche stazioni, eh. Quindi, devo trascinare... Ma scusa, se io trascino... Cioè me la fa fare qui? Food and drink, decorative pool, nuovi oggetti disponibili. Ma perché? Adesso ci studio un attimo, infatti si è aggiunto qualcosa. Installing door... Ah, ok, allora possiamo piazzare, installing door, sì, ma interfloor, ma pensate, guarda qua. Me l'ha fatto qui, airlock, eccolo lì, airlock. Ok. E me l'ha fatto qua l'airlock, mannaggia te. Non si capisce che cacchio sto facendo, mannaggia. Ah, ecco qua. Qua si può guardare l'interno. C'è praticamente una merda. Facciamo la porta qui. Ok, mi ha fatto la porta lì. No, non me l'ha fatta. La mettiamo qua. Ok. E praticamente questo è l'airlock. E dopodiché gli mettiamo un'altra porta anche qua. Così facciamo l'airlock. Ah, ok. Questo praticamente è un... non è un airlock. Cavolo, mi piacerebbe capire che cacchio sto facendo. È tutto airlock qui. Perché poi questo... Ok, questo, anche questo diventa un airlock. Vedete che qua c'è la salita, poi sta su per conto suo. Però questo qua tecnicamente sarebbe l'airlock. Comincia a installare i supporti. E l'ok di Keep with the Doors l'abbiamo fatto, senza questo ok, normalmente locata, ok, quindi colonies construction, ok, construction panel, aspetta un po', the lock is necessary, boh. Non ho ben capito. Block. Attaccare i blocchi. Ok. Va bene. L'airlock l'abbiamo messo perché gli abbiamo messo anche due porte. Quindi tecnicamente dovremmo essere a posto da quel lato lì. Abbiamo le porte, le abbiamo messe, una lì e una qui. Quindi tecnicamente dovremmo poter piazzare altre cose. Vedete che mi continua a dire airlock. Ma non è l'airlock, cioè boh. Continuiamo a metterlo, ma
Mi continua a dire airlock. Il bello è che poi possiamo mettere anche le porte. Andiamo a vedere all'interno. Perché qua ci sono già. C'è già una porta qui e gli metto anche una porta qui. A questo punto. Ok. Vediamo se c'è dell'altro, perché non è chiarissima la cosa, eh. Allora, residential. Ah, deve essere specificata prima di costruirla. Aspetta. Ah, ho capito. Praticamente dovrò cambiarlo. Ma non so come. Finish construction. Cioè, praticamente io qui posso scegliere che tipo di costruzione fare, ma non so come. No, non ho proprio la minima idea di come fare, a scegliere che cosa costruire. Comunque, finiamo la costruzione. Vedete, qua abbiamo la research, vi faccio vedere anche questa, la ricerca genetica, quindi adattare le piante alla bassa gravità, lavori sul DNA, tutto sul DNA, qua abbiamo il nanotecnologia, quindi la possibilità di fare vestiti, sensori, naniti al carbonio. E qua abbiamo invece la fusione, quindi la possibilità di fare energia sicura nucleare. Interessante, molto interessante, soprattutto questa costruzione interna, perché poi si andrà anche a prendere, assumere gente. L'unica cosa che non capisco davvero è come costruire l'interno. Deve essere specificata prima, però qua vedete che qua continua a dirmi che you need to dismantle the door. Che d'ora? Cioè, è tutto airlock questo che sto facendo. Non. Ti vedete che qua? Ok, l'ho deselezionato. Oh, finalmente abbiamo capito. Abbiamo fatto tre airlock. Però vabbè, adesso abbiamo l'hallway e possiamo scegliere living quarter. Sì. Vai, fai quello. Ok, dopodiché facciamo. Bello! Living quarter. Poi possiamo mettere qua all'interno, apartment, qui. Ah, ok, qua stiamo continuamente sbloccando nuove cose, ok. Non ero alla destinazione di prima, ok. E qua si può andare a scegliere la tipologia, quindi abbiamo fatto. Fammi vedere all'interno perché vorrei mettergli due porte anche giusto per vedere un po' come sono fatti gli interni. Quindi praticamente mette la porta qui. Questo è l'airlock, presumo. Allora, l'airlock arriva da qui. Entrano, fanno 18 airlock, entrano qui. E questi sono gli apartment. Quindi possiamo piazzarci qualche letto magari dentro, no? Fatemi vedere. Finish construction. Fammi vedere. Cioè, se io clicco qui, mi fa scegliere. Ok. In the living quarter, bed. Ma i letti non me li fa mettere. Quindi qui facciamo la nutrizione. American cuisine. Ah, ma. No, siamo europei, quindi dobbiamo scegliere. Che cos'è questa? Chinese. Questa con la brioche e l'European. Abbiamo sbloccato la bioingegneria, locale di bioingegneria. Questo cos'è che è? Indiana, cucina indiana. Un magazzino, il magazzino lo piazziamo qui. Storage, abbiamo sbloccato un sacco di roba. Tutte le produzioni, un po' confusionario devo dire, cioè adesso io non ci giro intorno perché i contenuti sembrano essere veramente tantissimi, ma veramente tanti. Però non è propriamente semplice. Questo che cos'è? Power plant. Che piazziamo qui. Quindi, se abbiamo piazzato un power plant, quindi tecnicamente potremmo anche pensare di costruire delle batterie. Quindi,
Abbiamo, vediamo un attimo anche un po' sti col sistema di controllo. Allora, piazziamo le porte. Anzi, se volessi costruire, che so, un'altra batteria, non riuscirei a piazzarla. Ah, guardate qua, sperimenta un pozzo che estrae i liquidi. Mamma mia, che nervosa sta grafica con tutte queste cose qui che vengono fuori. Cioè le batterie sono queste, ma non abbiamo materiali per fare le batterie. Però intanto iniziamo a mettere le porte. Voglio fare un ultimo esperimento prima di chiudere, insomma, perché questo è un primissimo contatto con questo gioco. Questa è una porta aperta. Vediamo, qua si va avanti, c'è l'airlock in triplo numero. Non si distinguono le stanze ancora, ma vabbè, c'è anche questa stanza qui che è la cucina. Non abbiamo abbastanza materiali, quindi voglio vedere cosa succede se io faccio aria. Possiamo assumere... Ah, solo indiani, perché ovviamente... Baia robot. Dobbiamo accettare gli indiani perché non abbiamo colonie. Proviamo a fare la porta lì e la porta qui. Dicevo, non abbiamo stazioni europee intorno, quindi abbiamo solo la stazione, l'unica, poi è diversa da partita a partita, quello che ho notato. Abbiamo colonie indiane. La stazione spaziale orbitante, la Gateway, è solo indiana. Quindi, niente, adesso loro scaricano tutto e voglio vedere se vanno a lavorare alla stazione. Perché non capisco, non so come funzioni. Eccoli lì, li vedo, i nostri amici. Aspetta. The door che non mi sta... The door can only be installed indoors. Ma quindi? Non le hanno ancora installate. Infatti, ma sti qua non vanno. Se io li seleziono? No, 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 lascia perdere, finisce costruzioni. Cosa fanno loro? Non posso neanche selezionarli. Catherine MacArthur, hanno nomi tutt'altro che indiani. Comunque, le porte non ci sono, prima di tutto. Quindi facciamo una cosa, vediamo se riesco a farlo. Riesco a fare questa qui. No. Ah, qua. Ok. Qua e la il ponte qui. No, non riescono, devo fargli un ripiano qui. Gli piazzo il pavimento e li faccio andare su da qui. Ok. Però sarà da capire perché finish construction. Non so cosa vogliano fare questi, che mi sembra che girino un po' a caso, hanno un po' anche queste tute un po' sullo stile StarCraft. E niente, vabbè, questo è l'inizio. Andiamo a vedere il sistema solare, perché poi sarà possibile anche andare sulla Luna e piazzarci una nostra stazione spaziale. Establish a colony, launch station into orbit. Cioè, abbiamo la colonia qui che possiamo go to station e parte il caricamento e andiamo. Tra l'altro non siamo riusciti a completare, cioè non ce la faremo perché mancano 72 giorni e
al completamento. Bisognerà studiare un po' meglio l'inizio, però penso che abbiamo già visto abbastanza, perché comunque hospital, rest, abbiamo le varie cose. Non so quale sia il problema. Unemployed. Ah, ok. Non è impiegato, cioè posso dargli un compito? Dovrei capire come fare a dargli un compito. E questo me lo studierò, perché poi sarà possibile con lo staff scegliere AE staff. C'è la soddisfazione da rispettare dopo l'arrivo. All'inizio, ok. Possiamo inviare poi lo staff da una cosa all'altra. Ci sono tutta una serie di tutorial che spiegano la ricerca, il turismo e tutto. Non è guidato, nel senso che voi seguite il tutorial e intanto dovete fare le cose. Però, allora, Solar Jean non è assolutamente male, vi dico, per quanto grezzo. È una bella sorpresa, tenendo conto che l'ho scoperto da adesso che lo sto registrando 12 ore fa più o meno. Attendo il vostro parere, ovviamente non ditemi però devi saperlo giocare, perché è comunque un gioco in divenire e il mio scopo era quello di farvelo conoscere. Ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!